benissimo. Io ringrazio per la partecipazione. L'occasione non è delle migliori, ma anche in questo momento così difficile è importante far giungere la propria voce per raccontare che cosa si sta facendo in un campo molto molto danneggiato dall'epidemia in corso, che è quello dello spettacolo, nello specifico lo spettacolo dal vivo, che soffre molto, che sta anche danneggiando i lavoratori di questo campo così, questo molto ampio, molto vasto, che va dagli artisti di qualunque genere, musicisti, danzatori, attori, registi, sceneggiatori e via di questo passo, ma anche a tutte le maestranze. Due temi purtroppo sui quali non si sente pronunciare verbo neanche a livello istituzionale e statale in particolare. Arriva il nostro piccolo specifico di cooperativa di produzione lavoro e di servizi, che è la Vettore Oltremondo, che lavora in supporto alla Segreteria Organizzativa Didattica della Civica Accademia d'Arte Drammatica Rico Pepe. Ecco, il lavoro di segreteria, il lavoro d'ufficio, si è potuto riprenderlo subito perché le modalità a distanza sono comunque fattibili e ricostruibili nel breve periodo, anzi brevissimo, anche perché scadenze burocratiche e amministrative comunque sono rimaste intatte, bisogna rispondere, tenersi vivi a livello burocratico e amministrativo, ma soprattutto non perdere di vista quella preziosissima rete di contatti umani, relazionali, con collaboratori, docenti, studenti ovviamente che sono il nostro pane quotidiano, studenti dell'Amico Pepe per intendersi, ma anche altri studenti che fanno capo a noi, che si erano avvicinati all'Amico Pepe per tutta una serie di iniziative che avevamo lanciato, e poi ovviamente dei progetti che erano in corso con delle istituzioni, per cui il raggio è molto ampio e questo aspetto di dialogo e di contatto col mondo variegato della cultura e delle istituzioni è un elemento importantissimo. Ovviamente c'è anche una forte presenza sui social. Tutto benissimo, tutto fattibile, ma il preziosissimo senso di collettività, di scambio, di abbraccio proprio di cuore, di sentimenti, ahimè, dobbiamo rimandarlo a un periodo più proprio. Il direttore Claudio De Maglio ha lanciato una serie di corsi che erano già stati attivati ovviamente con i docenti, e chiedendo di fare un grande sforzo sia ai docenti che ai nostri allievi per riconvertire almeno alcune cose, alcune discipline, in una modalità che non è proprio quella del teatro, perché la sede dell'Amico Pepe in Largo Ospedale Vecchio a Udine è preziosa anche perché è la casa dei nostri studenti, è un luogo di incontro per loro molto importante e per tutta la collettività anche di docenti e di collaboratori che ruota intorno. Si lavora parecchio, si lavora molto anche online, con modalità totalmente diverse, in attesa di un meraviglioso momento in cui potremo rincontrarci direttamente. Per cui, per quanto è stato possibile, si è attivata questa modalità, che ovviamente, ribadisco, in qualche modo fa da ponte, ecco, non è assolutamente sostitutiva, ma è stato un modo per tenere attivi gli studenti che nella gran parte dei casi sono rimasti a Udine. Vengono i nostri allievi dell'Amico Pepe da tutte le parti d'Italia e, d'accordo con i genitori, hanno preferito restare qui perché hanno ritenuto più sicura la nostra città e la nostra regione. Usciremo come e quando? Ancora non lo sappiamo. Nel frattempo lavoriamo, ma nel frattempo prepariamo la futura grande narrazione. Il teatro avrà quindi il compito immane, immenso e fondamentale di raccontare a comunità sgomente che cosa è successo, che cosa ci è capitato, e porterà sulla scena, attraverso l'arte della rappresentazione, questa realtà così difficile, così dolente, così anche complessa come quella che stiamo attraversando. Questo è il futuro, ed è il futuro della scena, il ruolo della scena, del teatro, del mondo dello spettacolo da millenni. È stato anche presente il teatro durante la peste di Atene. Il teatro non si ferma, temporaneamente può stare, diciamo così, in riposo, ma ha dei bisogni che sono essenziali. Si parla molto di salute e
il teatro e l'arte fanno parte del concetto olistico di salute e bisogna tenerlo assolutamente presente e non dimenticarsi. Quindi continuare a parlare di cultura e di arte è fondamentale perché sono i nostri obiettivi a lunga distanza.